Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andre Link 91 in questa nuovissima serie. È una serie che comunque sì, avevo iniziato a portare sul canale, ma poi ho lasciato perdere. Come potete vedere, è Pokémon Let's Go. Sarà ovviamente la versione di Eevee, ma non sarà una versione completa. Cerchiamo di spiegare un po' come andrà la cosa. La cosa è che questa sarà, come avete letto dal titolo e avete visto anche dalla miniatura, sarà una Supercut. Cos'è la Supercut? La Supercut sarebbe una serie che tu porti sul canale di un videogioco, ma lo porti talmente. Ma porti solo i momenti salienti. Quindi magari alcune cutscene, non intere magari, però in Pokémon comunque sia, sono davvero poche. Oppure porti solo quando fai qualche battuta che ti viene proprio così, perché il gioco ti consente di farla. Cose così praticamente, quindi non un gameplay completo, anche perché comunque sia, avendo già giocato Pokémon Let's Go Pikachu, e praticamente chi è che non ha mai giocato la prima gen di Pokémon? È praticamente uguale, è Pokémon giallo, però o con Eevee o con Pikachu. Cambia solo questo, quindi non è proprio che è necessario fare un gameplay. Volevo farlo, un let's play completo, perché comunque sia, Kanto come regione è la mia preferita. Volevo portarlo, ma poi ho visto comunque sia che non ne valeva la pena. Ci chiamiamo Link? È certo che ci chiamiamo Link. Quindi cominciamo questa Supercut. Facciamola davvero semplice. Farò due capi palestra per episodio. Gli episodi saranno, non dico lunghi, un'ora, ma forse anche di meno, molto di meno, forse una mezz'oretta. Perché appunto i momenti più importanti saranno un totale di 5 episodi. Il rivale ovviamente si chiama Tracer. Perché? I wanna be Tracer. Comunque sia, vediamo il nostro bellissimo Eevee, che è un maschio perché la coda non ha la forma del cuore, tipo quella di Pikachu. E diciamo che praticamente il bianco della coda termina a cuore, non la punta, ma il colore termina a cuore, o a culo comunque sia, dipende poi da come vi piace più definire un cuore, la forma che ha. Quindi è un maschietto. Beh, ho letto che c'è un modo per avere o un maschio o una femmina. Secondo me, la cosa più semplice che mi viene in mente, perché il video non l'ho visto, quello che spiegava come prendere maschio o femmina, è ovviamente resettare il gioco più volte. Il nostro rivale ci viene a salutare, si sali le scale, intanto noi ti aspettiamo fuori che comunque sì, dobbiamo prendere un Pokémon veloce veloce, perché questo tu non lo sai ma è una Supercut, quindi facciamo le cose veloci. Ecco qua che ci viene presentata la bellissima Pallet Town, Biancavilla. Però non ci vengono presentate le altre città alla stessa maniera. È un po' un peccato. Ma guarda un po' se non è il professor Oak, il professor Quercia. Che nome particolare. Tutti i professori hanno nomi di querce, di alberi, non di querce. Di alberi. Chi è questo piccoletto? Ma è un Eevee. Ciao. A Let's Go. Volevo portare Let's Go Pikachu invece di Let's Go Eevee. Anche per questa Supercut, però, tanto che dovevo comunque sia giocare Let's Go Eevee, ho detto portiamo questa come Supercut, no? Cerchiamo di fare un lancio perfetto, eccellente, meglio di questo. Comunque sia, si mira meglio con il gioco in modalità portatile e non in modalità ad hoc, comunque sia. E poi se hai la Pokéball è ancora meglio perché è ancora più facile centrare il bersaglio invece che con il Joy-Con. Come lo chiamiamo, dato che è un maschietto? Un nome ce l'avrei. Ad ogni modo lo boxiamo, perché è troppo semplice la cosa, comunque dopo con il Pokémon Starter. I'm already Tracer, che fai qui dentro? Vuoi prendermi i Pokémon? No, 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 tu non hai capito niente. Ecco, quello sarà il nostro Pokémon. Si illumina tutto, ed ecco Eevee! Ok, è contento che siamo nel suo allenatore. Cioè, io, insomma. Ed eccoci quindi che partiamo all'avventura con il nostro bellissimo Eevee. Mi stavo vedendo una speedrun di Pokémon giallo con il Tazbot e ho visto che manipolando i tasti A e direzionali si possono evitare gli incontri selvatici, oltre che comunque sia un po' di fortuna con l'RNG. Un altro lancio eccellente. Se non lo prendo è sfiga. Ah, ecco.
Siamo arrivati a Smeraldopoli e la prima cosa da fare a Smeraldopoli è ovviamente andare a Pokémon Market a prendere il pacco per Hawk. Ok, vediamo ora le lotte perché così almeno decido dove regolare bene la facecam. Lo so che sospesa così nell'aria non è molto pratica, ma insomma la prima lotta con il nostro Eevee. E direi che sopra le mosse è precisa allora, eh? Yes! Ebbene, quindi la prima lotta è vinta. La prima di una lunga serie, si spera. Non mi sono mai dovuto trovare a livellare con i selvatici, ovvero catturandoli, su Let's Go Pikachu, se non per 3 o 4 livelli massimo in totale. Comunque sia, le palestre, non tutte, ma alcune richiedono dei requisiti per essere sfidate. Contro quella di Sabrina è imperativo avere i Pokémon al 45. Io ce l'avevo a 50 quando l'ho sfidata, quindi penso che vada bene. Dunque, per iniziare invece però devo levellare, perché devo avere... perché Eevee lo boxo, però comunque sia rimane con noi, sopra la nostra testa, ma perché dopo è troppo facile vincere con lui, è rottissimo. È uno dei Pokémon più rotti del gioco insieme a Pikachu. Ed ecco che ci addentriamo nel Bosco Smeraldo. Qui ci sono allenatori, ma soprattutto Pokémon da acchiappare. E acchiappiamoli tutti allora. Attenzione, la nostra prima evoluzione. E dopo essere usciti finalmente dal tetro Bosco Smeraldo, eccoci nella palestra di Plumbeopoli, che a quanto pare ospita anche degli spalti per degli spettatori. Ovviamente ci servirà purtroppo, o meglio, per quanto possa essere, insomma, diciamo, obbligatorio avere un Pokémon erba o un Pokémon acqua. Però dopo non è obbligatorio usarlo contro il capo palestra, sia ben chiaro. Io lo userò perché se no non so come fare. Perché non c'è... ci sono Nidoran maschi e Nidoran femmine che possono imparare doppio calcio e quindi contro i Pokémon roccia sono efficaci. Però non c'è un Pokémon d'acqua al momento. E c'è solo Pokémon Erba, che è Oddish o Bellsprout a seconda della versione, che poi è necessario per entrare. E quindi insomma alla fine mi è anche più comodo usarlo perché ho solo Pidgey, Rattata e Spearow in squadra. Anche ti porti i Pokémon Coleottero, non sono super efficaci contro roccia e terra. Ecco qua il capo palestra Brock. La sua difesa è granitica. Bene, mostrami ciò che sai fare. Dovrei essere io a dirlo a te, Brock, e non tu a me. Perché stai per passare un brutto quarto d'ora. Beh, veramente ci vorranno 2-3 minuti massimo, quindi... insomma. La cosa bella che mi piace di questi giochi è la curva d'apprendimento. Da prima mi sono lamentato sul fatto che comunque sia i Pokémon avversari fossero di un livello più basso, ma di tutti i Pokémon. Però, dopo, se tu lo vai a rapportare ai punti esperienza che prendi e al livello col quale arrivi alla Lega Pokémon, capisci che comunque sia è giusto così, perché la curva d'apprendimento qui non è troppo alta, non è troppo bassa, è precisa, è stata calcolata perfettamente. Quindi questa è una delle cose più belle secondo me di questo gioco. Ed ecco qua, la nostra prima medaglia è conquistata. Brock è stato davvero fin troppo facile, non ci sono stati problemi a sconfiggerlo. Batti 5 con Eevee. E abbiamo la medaglia sasso che ci farà obbedire tutti quanti i Pokémon scambiati fino al livello 20. E la MT botta in testa. Questa MT ha subito tre diversi cambiamenti nel corso della storia. Da prima era pazienza, poi è diventata rocciotomba e poi botta in testa. E qui incontriamo Gary Motherfuck. Comunque sia, il fatto che Blue ti dica certe cose ti fa, comunque sia, getta una nuova luce sugli eventi di Pokémon e ti fa capire che probabilmente questo è l'universo beta e non l'universo alfa, che praticamente è il primo universo dove incontriamo la prima generazione di Pokémon. I remake forse sono situati nell'universo beta, o perché no anche in un universo delta o teta o gamma, no? Non so di preciso come funziona l'alfabeto greco.
Comunque sia, tant'è. Andiamo allora per il Monte Luna e poi per la palestra di Celestopoli. Kakuna si sta ancora evolvendo per diventare un Beedrill. Signori, Monte Luna, cominciamo, va? Attenzione, chi sono questi? Hanno una R sul petto, non saranno mica quelli del Team Rocket. Ehi, tu che fai? Ci stai spiando? Una spia? Mamma mia, che sta combinando? Non doveva stare di guardia? Miau. Siamo venuti a sapere che qui si nascondono dei fossili rarissimi e non abbiamo alcuna intenzione di farceli rubare. Ben detto. Saremo noi a scoprire dove sono e a rivenderli per farci soldi. Soltanto noi. Che poi fossili, indipendentemente da quello che prendete, li ritrovate poi comunque sia nella grotta celeste, quindi tranquilli, prendete quello che più vi piace, tanto poi lo ritrovate quello che non avete preso. Oh, finalmente stiamo per uscire dalla grotta, ma alto là! Chi è? Ui, quel fossile appartiene al Team Rocket! Che rabbia! Come è fatto ad arrivare prima di noi? Non vale! Noi siamo il Team Rocket, io sono Jesse e io sono James. Miau, questo è il mio nome. La nostra missione è impossessarci dei fossili. Va bene, però calma, fatemi capire che succede. Niente, vogliamo il fossile, combattiamo. Ma chi vi conosce? Cioè, io vi conosco, però per dire... Oh, ma che fate? Va bene, volete una bella lezione? Ed io ve la do. Meno uno per il Team Rocket. Vabbè ragazzi, il Team Rocket, insomma, diciamolo, non è mai stato una grande minaccia. Anche le reclute, insomma, quelle proprio vere, quelle con la tuta nera, insomma, mai stati un grande problema. E anche Ekans è andato. Team Rocket ha sconfitto. È questo che vi tocca, ragazzi. Il Team Rocket riparte alla velocità della luce. Che belli riferimenti all'anime. Vi starete chiedendo, ma Andrelink, tu hai già deciso i membri della tua squadra? A dire il vero adesso ne ho in mente tre. E ve li dico anche. Pidgeot, Victreebel e... Blastoise. Guarda che carino Eevee che controlla la fontana. Razor sembra felice. E dunque, salve! Quante ragazze in costume. 4 più la capo palestra, ma sono 3, non 4, vabbè. Ehi, aspirante campione! Misty, la capo palestra, è un'allenatrice davvero tosta. Accetterà la tua sfida solo se hai almeno un Pokémon di livello 15 o superiore. Misty, ho sconfitto i tuoi tirapiedi, quindi è ora di affrontare te. Ehi tu, qual è la tua strategia di lotta? Io con i miei Pokémon di tipo acqua adotto una strategia molto semplice. Attacco, attacco e attacco di nuovo. Forza allora! Misty, la capopalestra più bella del mondo, Sabrina è meglio, però, è pronta a lottare con te. Sei pronto? Cominciamo! Dunque, abbiamo uno Psyduck a livello 18? Andrei con crescita, a meno che Psyduck non abbia confusione, per l'appunto, che fa ingentissimi danni. Non va bene, no, devo cambiare Pokémon. Troppi danni. Se potevo attaccare prima con crescita, sì, aumentavo l'attacco speciale, a parte che frustata, ora che ci penso, è fisica, quindi non andavamo da nessuna parte. Wow, quello non era un brutto colpo, era devastante proprio. Amico mio, calma. Facciamo così, provo a ricaricare Bellsprout. Bellsprout non è che... posso anche giocare con Bulbasaur, che è molto più... tenace di un Bellsprout, però voglio usare Bellsprout io. Ok, ora lei manda Starmie, io mando Beedrill e ora vedete, guardate la provata di Andrelink, che giocatore professionale è di Pokémon. Bello Starmie. Dunque, facciamo così, pozione su Bulbasauro, così gli mancano solo 4 PS da recuperare. Accipicchia però a Psiconda, che dovrebbe essere, se non sbaglio, meno forte di confusione. Ma attenzione, la reggiamo, ci ha tolto solo 21 punti salute. Quindi o rallentiamo Starmie. Idrovampata. Cavolo. Non è giusto però. Vediamo come si svolge ora la cosa. Io vado con Parassiseme.
che è la cosa migliore da fare. Comete non fa tanto. Ho tolto solo 16 ponti, se non sbaglio, 34, 16, 18. Quindi ora, secondo un rapido calcolo, io dovrei resistere un altro comete. Però, ce la faccio? Revitalizzo PG8? Pidgey, voglio dire. Revitalizziamo Pidgey. La prima lotta contro Brock non l'ho commentata perché non era il caso, era molto semplice. Invece questa qui sapevo già che sarebbe stata più combattuta. Ed è per questo che la sto commentando. Ok, perfetto, perfetto. Comunque sia, Parassi insieme fa il suo lavoro. In teoria dovrei reggerlo questo, quindi frustata. Dai, dai, resistimi, bello, grande. Perfetto, perfetto. Ora, se io mandassi Bellsprout, ce la farei con due a resistere almeno a un comete o uno psiconda? Perché in teoria è strano che Staryu usi psiconda, nonostante Bulbasaur sia veleno. Bulbasaur è veleno subito, sì, mi pare. Sì, Bulbasaur è subito veleno, quindi perché non ha usato subito psiconda? È molto strano. Però meglio per noi, non me ne frega a me. L'importante è che si vince. Idrovampata. Lo reggo tranquillamente proprio. Stai scherzando? Parassimo dovrebbe finirlo? Sì! Sì! Grande, proprio per un pelo ma l'ha finito. Perché se avete visto alla fine, la vita proprio se l'è succhiata, perché sta ad indicare che proprio al limite è arrivato per consentirgli di succhiare tutta quanta la vita. Va bene, ti darò la medaglia cascata che dimostrerà che mi ha sconfitto. Vai Ivy, batti 5, PMT. Link riceve la medaglia cascata, grazie. Tutti i Pokémon fino al livello 30 ottenuti negli scambi seguiranno le tue indicazioni. E la tua MT preferita, Idrovampo, oh yes, che insegnerò a Blastoise quando ce l'avrò. O comunque sia Squirtle, eh. Quindi Cuccio, questa prima avventura del Pokémon Let's Go Eevee Supercat termina qui. E ve l'appuntamento, penso entro i prossimi 2 giorni, perché comunque sia, sono solo 5 episodi, ve lo ripeto. Sono 2 palestre ogni episodio, il 5° episodio sarà la Liga Pokémon. In completo, proprio tutta la faccio. Certo, non vi faccio vedere tutta la lotta al 100%, però, insomma, i punti più importanti, però poi taglio il video comunque sia, dopo vedrete bene com'è. Quindi già con questo primo video vi farete un'idea. Bene, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Twitter e Instagram, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!